consegnata l'area di cantiere per la realizzazione del SIR 3, la linea del tram di Padova che collegherà entro 2 anni Volta Barozzo, periferia della città, alla stazione ferroviaria. Nelle prossime settimane la zona dove ci sarà il capolinea sarà bonificata da materiale bellico e poi inizierà il lavoro delle ruspe. In 15 minuti da questa parte della città si potrà raggiungere la stazione. E cambierà Padova perché questa iniziativa porterà qualcosa di importante, porterà 20 milioni di passeggeri. Padova cambierà in maniera fondamentale proprio la sua mobilità, e cambierà mobilità, cambia anche tutte le abitudini. Io sono convinto, queste non sono scelte politiche derivanti, l'ho deciso ancora in campagna elettorale, per cui si fa, è stato deciso insieme con tecnici, non sono prese posizioni politiche, è proprio la voglia di fare, la voglia di far sì che Padova sia diversa. Io sono convinto delle scelte fatte e ci metto la faccia, è responsabilità mia in qualsiasi caso, anche se non opero direttamente, ma opera degli altri, per cui mi prendo le mie responsabilità. Tous les éléments qui pouvaient être. Dice che naturalmente tra questi elementi migliorativi per il comfort e la sicurezza, anche tutti quegli elementi che hanno subito il fenomeno dell'obsolescenza, che è un fenomeno normale, sono stati reingegnerizzati e riprodotti ex novo. L'azienda è sana? Ascoltate, è il primo produttore di materiale tranviario al mondo, il Volksverkstätten. Si vous êtes sain. Alors vous pouvez aller voir sur www.alstom.com, je plaisante. Alstom est. Allora dice, andate a vedervi www.alstom.com per capire di che razza di struttura stiamo parlando e che naturalmente non è più un'azienda, scusate, minore, più piccola come potrebbe essere NTL, ma una grande multinazionale come Alstom che per la propria policy non ha mai lasciato per strada nessuno dei suoi clienti. Una linea che sarà allungata fino a Legnaro, mentre è già definito il prolungamento Rubano-Vigonza, unendo le zone est ed ovest della città. Un progetto che non piace a tutti però. Sono stati effettuati tutti gli espropri e si sono conclusi tra l'altro tutti in maniera bonaria, questo lo voglio sottolineare, non abbiamo avuto ricorsi da parte degli espropriati perché col dialogo siamo riusciti a trovare degli accordi per quella che è un'opera che poi alla fine i cittadini stessi quindi hanno capito essere importante per il quartiere, per la città e appunto li abbiamo conclusi tutti in maniera bonaria. Sicuramente, come dire, non riusciremo a accontentare il 100% della popolazione, ma sappiamo di avere il sostegno della gran parte della popolazione. Beh, questo terreno è stato espropriato e questo lo sappiamo per certo, però sappiamo anche per certo che altri espropri non sono stati effettuati perché i proprietari si sono opposti. E questa è una certezza che ho. Oltretutto noi abbiamo fatto 5 esposti alla Procura della Repubblica, 4 alla Corte dei Conti che sono stati accolti, 1 all'ANAC e un ricorso al Consiglio di Stato. Spererei che valutassero prima di qualsiasi procedimento un cambio di mezzo, ovviamente basta andare al Ministero, per evitare un blocco totale.